Lunedì 19 aprile, buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con prima notizia, l'approfondimento. E allora più tardi avremo modo di analizzare la situazione dell'emergenza sanitaria, avremo ospite il sindaco di Avigliano con il quale faremo il punto sulla situazione. Ma vogliamo iniziare la puntata di oggi parlando di politica, soprattutto di un'iniziativa che parte da 100 giovani lucani iscritti al Partito Democratico che lanciano appunto un segnale al nuovo partito dopo la segreteria di Ricoletta, il futuro del Partito Democratico, quelli che potranno essere appunto le opportunità per i giovani in questo rinnovato partito. Per farlo siamo collegati con Michele Fasanella, che è proprio il referente di questo manifesto dei 100 giovani. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto a Prima Notizia. Grazie, grazie mille per l'invito. Allora, dicevamo, questa iniziativa di qualche giorno fa, con la quale avete lanciato un appello al nuovo Partito Democratico targato Letta, che anche in Basilicata, insomma, si appresta ad avviare un nuovo corso. Ci vuole spiegare qual è la sostanza di questa iniziativa, di questo manifesto e cosa vi ha portato appunto a farlo? Sì, noi nel luglio del 2020 abbiamo dato vita a un'associazione che si chiama All'altezza della sfida. Abbiamo raccolto un po' i vari ragazzi lucani che volevano impegnarsi per il centro-sinistra e per la Basilicata e io con un'intervista proprio al vostro giornale dicevo che guardavamo al Partito Democratico, però volevamo capire fino in fondo che cosa voleva fare il Partito Democratico, in modo particolare in Basilicata. Possiamo dire che la svolta è stata un po' l'elezione di Letta, di Enrico Letta, segretario nazionale del partito, e dove nell'assemblea che lo ha eletto, il segretario in un bellissimo discorso disse: il PD non deve essere il partito che parla ai giovani, ma deve essere il partito che li fa parlare. Quindi quello è stato un po' il messaggio, la chiamata alle armi a cui abbiamo risposto presenti, e quindi con ragazzi che venivano da varie esperienze, dal mondo dell'associazionismo, dal mondo dell'azione cattolica, alcuni anche da un percorso più politico insieme a me con Articolo 1, Liberi e Uguali, abbiamo dato vita a questo manifesto in cui scriviamo sostanzialmente i motivi che ci portano ad aderire al Partito Democratico, sapendo che è una scelta difficile. Una scelta, alcuni la definiscono impossibile quello che noi vogliamo fare nel Partito Democratico, però con coraggio e determinazione abbiamo deciso di metterci in campo. E il Partito Democratico Lucano, ormai commissariato da qualche anno, ha bisogno di aprire una fase nuova, anche e soprattutto per dare un futuro alla Basilicata, perché negli ultimi anni il venir meno del centro-sinistra, il venir meno del Partito Democratico, con il venir meno del Partito Democratico, ha prodotto anche un venir meno del dibattito politico serio che si alimentava nella nostra regione. Ecco, almeno nelle intenzioni dovrebbe essere appunto una ventata di aria fresca all'interno di un partito che storicamente, insomma, è stato sempre un po' gerarchizzato, ha sempre vissuto all'interno di logiche particolari. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona? Ma deve essere la volta buona perché il Partito Democratico, come tutto il centro-sinistra, è arrivato a un punto di non ritorno. Abbiamo perso 2 volte Potenza, abbiamo perso 2 volte Matera, le elezioni regionali sono andate come sono andate, alle politiche abbiamo toccato forse il punto più basso della storia del centro-sinistra lucano, quindi il Partito Democratico non ha grandi alternative, deve aprire una fase nuova. Questo non significa che debba farlo, diciamo, non è una questione solo anagrafica o di persone, è una questione di politica. Quello che manca oggi nel centro-sinistra è un progetto per la Basilicata. Allora tanti fanno riferimento al famoso 1996, quando popolari, socialisti e comunisti diedero vita al primo governo, diciamo, della nuova era, fu chiamato il governo della nuova era con Di Nardo presidente, però tanti dimenticano che quel governo regionale, oltre ad avere un candidato presidente
nuovo che poi ha favorito la nascita di una classe dirigente dopo, aveva anche un programma molto forte per la Basilicata. Quindi il PD deve riaprirsi, ma deve riaprirsi sulle politiche, non solo sulle persone. Quindi nelle prossime settimane io spero che anche con l'aiuto del commissario Dal Moro si apra una discussione seria su quello che sarà il ruolo della Basilicata da qui ai prossimi 20-25 anni. Ecco, quali saranno i temi portanti dell'agenda politica, quelli che voi porterete poi al tavolo del nuovo PD? Ma noi nel documento ne abbiamo citati alcuni che pensiamo siano quelli più vicini alla nostra generazione, quindi il lavoro che poi crea spopolamento, perché i dati di quest'anno ci dicono che vanno via 5.000 lucani, quindi è un po' come se una grande cittadina, un grande paese della nostra regione arrivi a chiudere alla fine dell'anno. L'università, perché pensiamo che in questi anni sia mancato un dibattito reale sul ruolo dell'università e sul ruolo nello sviluppo della regione che l'università può avere. L'ambiente, perché il tema petrolio è stato un po' accantonato negli ultimi anni. Io dico sempre che se avesse fatto un governo di centrosinistra, o in modo particolare l'ultimo governo guidato da Marcello Pittella, avesse fatto le cose che sta facendo il governo Bardi, ci sarebbe stata un'insurrezione. E per ultimo, chiaramente non per importanza, creare un piano infrastrutturale serio per la nostra regione che è indietro non di poco. E l'isolamento infrastrutturale poi molte volte va a causare anche un isolamento culturale. Quindi è di tutto questo che il Partito Democratico deve discutere alla luce del sole, confrontandosi anche con sindacati, associazioni, perché poi noi ci siamo fatti avanti con questo appello a Enrico Letta, però ci sono tante persone, tanti amministratori, tante realtà anche più strettamente locali che io sono sicuro parteciperanno a questo dibattito in maniera molto, molto interessata. Senta, nel sabato scorso il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli sul nostro giornale ha pubblicato un lungo intervento in cui sostanzialmente dà un segnale di grande apertura rispetto alla vostra iniziativa. Le parole chiave sono state lavoro, ambiente e territori, ma soprattutto la necessità di ritrovare anima e umiltà. Questo PD deve tornare ad essere più umile. Sì, io ho letto con grande piacere l'intervista di Roberto Cifarelli, e penso che abbia toccato un po' i punti che avevamo toccato noi nel documento e sono contento che l'abbia fatto lui, che è un autorevole esponente del PD e anche del gruppo consiliare, del gruppo di minoranza. E penso che il tema sia proprio quello. Tornare all'umiltà, tornare a parlare con le persone anche nei paesi, nei territori, perché è vero che c'è stato un calo degli iscritti e degli attivisti più in generale del Partito Democratico, però è altrettanto vero che ci sono tanti sindaci, tanti amministratori, segretari di circolo che lavorano nei propri comuni giorno per giorno, e quindi queste persone non possono essere lasciate e poi andate a riprendere una settimana prima di una campagna elettorale, perché altrimenti non avrebbero il ruolo che hanno. Quindi bisogna creare un dibattito forte nelle prossime settimane, anche partendo dal ruolo che hanno i tanti sindaci del centro-sinistra, ma più in generale tutti gli amministratori, assessori, consiglieri comunali che lavorano giorno per giorno, e come la pandemia ci ha dimostrato, poi sono quelli che vivono per primi i problemi delle persone, sono le persone a cui ci rivolgiamo un po' tutti noi quando abbiamo una problematica da risolvere. Quindi molto bene l'intervista di Roberto Cifarelli, sono contento della sua apertura, che è un po' l'apertura di tutto il PD lucano. Senta, uno dei passaggi che lui fa appunto in questo lungo intervento è il Partito Democratico ha vissuto per anni in uno stato di grazia elettorale, ma è passato in questi anni dall'essere considerato partito regione a partito tribù. Riuscirete a far cambiare, diciamo, questo trend? Ce lo auguriamo, metteremo in campo tutte le forze possibili per farlo, ma vede, il dibattito secondo me va concentrato su altro. Il punto non è il futuro del PD lucano per i nostri interessi o per gli interessi dei capibastone che lo hanno
lo hanno vissuto in questi anni. Il punto è che il futuro del PD, il futuro del centro-sinistra è strettamente collegato al futuro della Basilicata. Cioè, se non sarà il centro-sinistra a guida PD ad aprire una stagione nuova per la Basilicata, io penso che ci sia il serio rischio che la Basilicata nei prossimi anni possa andare proprio verso la chiusura, perché se confrontiamo i dati di oggi, nel lungo periodo, a 10-15 anni, a questo ci sommiamo la pandemia e vediamo che ci sono anche tanti lucani che i numeri non vanno ad intercettare perché formalmente sono residenti in Basilicata, ma vivono già da tanti anni fuori, c'è il serio rischio che la nostra regione possa diventare quel quartiere di Bari o di Napoli che alcuni negli anni hanno citato. Senta, l'appuntamento congressuale sarà imprescindibile. Beh, sì, sarà sicuramente una partita decisiva perché è anche il primo segnale che il PD lucano dà alla Basilicata, ai lucani, dopo le sconfitte di questi anni. Quindi sì, penso che sarà una battaglia decisiva. Io mi auguro che sia una battaglia molto forte sui contenuti, perché poi un grande partito deve essere anche in grado di scontrarsi sui contenuti, sulle politiche, sulle proposte, e invece mi auguro che non ci siano battaglie personali, perché sinceramente in questo momento così difficile per tutti non ce lo possiamo permettere. Senta, in questi ultimi mesi, in modo particolare, lo scenario nazionale è evidentemente molto cambiato. Si è passati, dalla possibilità di fare un Conte-ter, quindi allargando, diciamo, mantenendo il perimetro del centro-sinistra, e alla nascita poi del governo, Draghi, che sostanzialmente è un governo di unità nazionale. Tutto questo ha rappresentato per il Partito Democratico un mutare la propria pelle, oppure è stata un'occasione che ha dovuto subire sulla propria pelle, quindi ha dovuto accettare suo malgrado? Ma guardi, con grande sincerità, io penso che il PD e in modo particolare il segretario Zingaretti, il gruppo dirigente, avrebbe potuto gestire meglio la fase di crisi. Però è altrettanto vero che c'è stata una crisi al buio nei mesi più duri di una pandemia mondiale causata da un partito e dalle ambizioni sfrenate di un capo. Quindi io non penso che il PD abbia cambiato la propria pelle, perché poi nel discorso di Draghi si parla di diritti, di europeismo, di nuove possibilità per i giovani. Quindi al massimo quelli che dovevano andare in difficoltà nel sostenere il governo Draghi erano la Lega, forse Forza Italia. Quindi non penso che il PD abbia cambiato la propria pelle. Penso però sinceramente che il Partito Democratico, il suo gruppo dirigente, avrebbe potuto gestire meglio la fase di crisi, gestirla con più attenzione. Però mi rendo conto che è facile parlarne il 19 di aprile, mentre in quei giorni era tutto un po' confuso. Penso però che il PD adesso debba dare la sua impronta al governo Draghi. Autorevoli esponenti del partito sono ministri di questo governo, penso a Dario Franceschini, ad Andrea Orlando, a Guerini. Quindi dobbiamo, penso a livello nazionale, ma anche sui territori, dare un'impronta politica chiara. Non possiamo continuare a vivacchiare in un momento così difficile, nonostante, diciamo, la presenza di Mario Draghi deve essere uno stimolo, non deve essere un coprire tutte le proposte che vengono fatte. Senta, lei faceva riferimento poco fa al leader di Italia Viva, Matteo Renzi. C'è chi sostiene che ancora oggi, nonostante guidi un partito i cui sondaggi, insomma, lo danno tra il 2 e il 3%, sia ancora il dominus della politica italiana, tanto nel centro-sinistra quanto nel centro-destra. Probabilmente ha sostituito quella che doveva essere la funzione guida del Partito Democratico. Ma diciamo sulla scaltrezza di Renzi non c'è nulla da dire, però il punto è che poi c'è il giudizio delle persone, ci sono le elezioni e c'è il giudizio delle persone. Allora Renzi è un abile giocatore di poker, ecco, io mi piace definirlo così, sa fare bene il suo mestiere, però poi si arriva a un punto in cui c'è il giudizio popolare. Io non penso sinceramente che Renzi sia il dominus del centro-sinistra, e penso che se l'alleanza tra il PD, i 5 Stelle e Liberi Uguali sarà consolidata, il ruolo di Matteo Renzi
diverrà molto marginale. Poi è chiaro che è un ragionamento molto effimero perché bisognerà vedere sistema elettorale, coalizioni, liste, tutto quello che ci sarà, però sinceramente io vedo Matteo Renzi abbastanza isolato, almeno dal centro-sinistra. Poi non so se la sua idea è quella di fare un grande centro con Toti, Quagliariello e un pezzo di Forza Italia, a quel punto diciamo, coltiverebbe la sua ambizione legittima. È un po' quello che ha provato a fare da segretario nazionale del PD. Senta, ma se dovesse restare nell'alveo del centro-sinistra, quali saranno i rapporti con Renzi? Insomma, in questa coalizione di centro-sinistra ci sarà spazio per dialogare anche con Renzi? Oppure porte chiuse? No, penso di sì, penso di sì. Poi queste sono decisioni che prenderà il Partito Democratico, ma mi pare che il primo segnale di Enrico Letta sia positivo. Dopo tutti gli scontri di questi anni, dopo la famosa frase rimasta alla storia, Enrico stai sereno, Letta ha incontrato davvero dirigente politico qual è, ha incontrato Matteo Renzi senza nessun tipo di problema personale, ne ha discusso, il punto è non porre veti, perché Matteo Renzi non può dire se volete noi non devono esserci 5 Stelle perché in questa fase nessuno è in grado di porre veti con nessuno. Quindi penso di sì, penso che Renzi comunque rappresenti un mondo di centro abbastanza consolidato, abbastanza importante e si dovrà discutere anche con lui. Senta, lo Ius Soli, il voto ai sedicenni, le modifiche, costituzionali e al sistema elettorale sono i vostri punti fermi? Sì, certo, sono quelli che ci caratterizzano un po', diciamo così, soprattutto all'interno di questa maggioranza così variegata. Poi è facile usare in maniera strumentale adesso l'argomento, in modo particolare quello dello Ius Soli, per attaccare il Partito Democratico, dicendo che non è questo il momento. Però io vorrei ricordare che negli ultimi anni non è mai stato il momento, anche con governi a guida PD, quindi io penso sia stato un atto di coraggio molto molto forte da parte di Enrico Letta e come le dicevo prima il PD deve essere bravo, il nostro partito deve essere bravo a dare con grande forza e con grande determinazione spazio alle sue proposte all'interno del governo, ha degli esponenti che possono farlo con grande serietà e va fatta una battaglia politica perché sì, siamo in una fase d'emergenza, sosteniamo lo stesso governo, ma noi non siamo la Lega, non siamo Forza Italia, quindi con grande coraggio dobbiamo sottolineare quelle che sono le nostre proposte. Senta, lei prima accennava al governo regionale, siamo quasi al giro di boa del mandato elettorale. Che giudizio dà di Bardi e della sua squadra? Ma guardi, il giudizio lo danno i lucani tutti i giorni. È troppo facile gridare in campagna elettorale, sui palchi, nelle piazze lucane, slogan del tipo liberiamo la Basilicata, guardiamo avanti, via i mercanti dal Tempio. Poi però arrivano gli anni di governo, poi questa regione la si deve governare. Io penso che l'alternanza democratica sia un fattore positivo, quindi dopo tanti anni di centrosinistra è stato anche giusto vedere il centrodestra all'opera, però penso che il bilancio di questi anni sia assolutamente negativo. Poi mi faccia dire con grande serenità, io penso che il presidente Bardi abbia una visione abbastanza distorta della realtà. Ad esempio, l'altra mattina sulla campagna vaccinale c'è stato un tweet del presidente in cui diceva che era stato un grande successo e praticamente abbiamo visto file e file di persone ai tendoni del Qatar, sembrava si fosse organizzata più una sagra estiva in quei tendoni che una campagna vaccinale. Quindi vedo questo governo regionale lontano dalle persone, non riesce a capire qual è la realtà che ci circonda e su tutti i temi che erano temi che loro utilizzavano in campagna elettorale contro il centro-sinistra in maniera anche abbastanza strumentale, non hanno fatto nessun passo avanti. Glielo dicevo prima, se sul petrolio queste cose le avesse fatte Marcello Pittella ci sarebbe stata un'insurrezione a Via Verrastro. Quindi io penso che questo governo di centrodestra, fatta eccezione per alcuni singoli che lavorano in maniera anche molto seria, in maniera molto legittima, sia assolutamente inadeguato a gestire le battaglie regionali. Senta, lei citava Marcello Pittella, sarà ancora centrale nel Partito Democratico che verrà? Ma io mi auguro di sì, mi auguro che il presidente Pittella si metta a disposizione del partito, lui è un autorevole dirigente,
di questo partito, è stato il candidato presidente del centro-sinistra e mi auguro che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane si metta a lavoro come tutti per il futuro del partito. È chiaro che non serve fare in questo momento il processo a Marcello Pittella perché altrimenti andrebbe fatto a tutte le persone che hanno governato con lui in questi anni. Quindi serve discontinuità col passato, nelle politiche, in alcuni casi nelle persone, però penso che ognuno di noi debba dare il suo contributo, quindi sono sicuro che il presidente Pittella lo farà con grande serenità, perché poi è una persona che fa politica da tanti anni, conosce bene la Basilicata e sono sicuro che lo farà. Senta, per concludere, la convince l'opposizione che si sta facendo nell'aula del Consiglio regionale? Insomma, è l'opposizione dura che dovrebbe esserci, oppure è un'opposizione un po' di facciata? Ma no, io non penso sia un'opposizione di facciata, almeno i consiglieri regionali del PD, stanno facendo un grande lavoro, seguo con grande interesse anche il dottor Trerotola che sta facendo un ottimo lavoro, sui consiglieri regionali d'Italia Viva, perché penso che la sua domanda sia un po' su quello, penso che facciano la loro parte. Io conosco molto bene Mario Polese, so che è una persona molto intelligente, si sta impegnando molto. È chiaro però che è inutile nascondercelo. I consiglieri regionali d'Italia Viva si regolano anche sulla base di ciò che succede a livello nazionale. Quindi, se ci dovesse essere un avvicinamento del loro partito a livello nazionale a Forza Italia, è chiaro che loro, diciamo, si portano avanti discutendo col presidente Bardi. Però io penso che almeno, diciamo, parlo ai consiglieri regionali del mio partito, perché altrimenti mi si potrebbe dire non riguarda gli altri. Io penso che i consiglieri regionali debbano aprire e guidare un'opposizione che sia dei cittadini lucani e di tutto il mondo che, anche se non si riconosce nel Partito Democratico, vuole mettersi in campo per la Basilicata e per il suo futuro. Allora, grazie a Michele Fasanella, referente del manifesto dei 100 Grazie a voi. giovani del PD, grazie di essere intervenuto questa mattina a Prima Notizia. Grazie, Grazie a voi, buona giornata. buona giornata. E allora io ricordo invece ai nostri telespettatori il numero WhatsApp col quale poter interagire con noi, 346-8353-824. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Siamo rientrati sempre in diretta, sempre con Prima Notizia all'approfondimento. Come detto, vogliamo adesso andare ad Avigliano perché sul fronte Covid c'è apprensione per l'escalation di contagi. Lo facciamo in collegamento Skype con il sindaco Giuseppe Mecca. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie di essere con noi innanzitutto. Allora, dicevamo, una situazione che preoccupa quella di Avigliano come del territorio delle frazioni. Ci può dare subito l'aggiornamento della situazione? Guardi, al momento noi i contagi totali sono 77 quelli sul nostro territorio, in media regionale assolutamente. La criticità che registriamo è relativa a una parte del nostro territorio perché a fronte dei 13 casi di positività che riguardano la zona di Avigliano Centro, ne registriamo ben 64 nelle nostre frazioni, di cui oltre il 50% di questo numero è allocato tra Lago Pesole e le località attigue a Lago Pesole. Ragion per cui nella giornata di ieri abbiamo
prodotto uno screening dedicato alla popolazione scolastica di quella fascia di territorio. Purtroppo lo screening ci ha dato una risultanza che ha imposto dei provvedimenti conseguenti, in quanto abbiamo ritenuto che a partire dalla giornata di oggi la presenza dei ragazzi all'interno della scuola non fosse più in sicurezza. Sindaco, so che lei ha attuato, ha deciso di disporre, ha fatto una serie di misure, ad esempio quella che riguarda la sospensione dell'attività scolastica in presenza per tutta la settimana, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma ha attuato anche una serie di misure, di altre misure restrittive. Sì, sostanzialmente abbiamo adottato un provvedimento nella giornata di ieri che si articola in due parti. Una prima parte è quella dedicata alla popolazione scolastica, quindi abbiamo sospeso l'attività in presenza per una settimana per tutte le scuole ricadenti nei territori di Sant'Angelo, di Possidente e di Lago Pisole. Quindi questa parte del provvedimento è dedicata alla popolazione scolastica dal 19 al 24 aprile, mentre poi vi è una seconda parte del provvedimento che è volta al contenimento del contagio più a carattere ambientale, quindi al di fuori della popolazione scolastica, ed è riferita, come le dicevo, alla frazione di Lago Pesole e alle località attigue alla frazione di Lago Pesole, quindi riguarda misure al di fuori della popolazione scolastica, quindi è un intervento che si articola in due misure, una relativa alla popolazione scolastica, e ripeto, coinvolge Sant'Angelo, Possidente e Lago Pesole, e l'altra, che è una misura a carattere più ambientale, riguarda una zona specifica del nostro territorio. Senta, lei ha detto che questo è un momento particolare che richiede lucidità, responsabilità e solidarietà. Probabilmente è mancata un po' di responsabilità da parte dei cittadini, soprattutto a ridosso delle festività pasquali. Guardi, io su questo punto me ne guardo il bene dal giudicare i responsabili miei cittadini. Credo che se vi è stata qualche sottovalutazione, probabilmente è avvenuta a cavallo delle festività pasquali. Probabilmente dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, questo popolo che ha sofferto tanto è anche molto stanco, molto segnato, e a volte può capitare di abbassare la guardia. Ecco, il mio richiamo e più che altro alla lucidità nell'usare la testa più che le mascherine, che ormai le utilizziamo tutti, e nel comprendere che siamo forse vicini alle ultime curve di questo gravoso percorso, e che tra qualche settimana, mi auguro, con l'accelerazione della campagna vaccinale e con l'aumento delle temperature, di recuperare un po' di serenità. Ripeto, io credo che nei numeri totali Avigliano non sia in una situazione di criticità, abbiamo una difficoltà su una parte del territorio, e sono sicuro che il lavoro dell'ASP e questi provvedimenti ci aiuteranno nel giro già dei prossimi giorni a mettere a punto anche questa parte del territorio, a rimetterla in sicurezza nel più breve tempo possibile. Senta, sono esclusi provvedimenti da parte del governo regionale di possibili zone rosse? Guardi, io non credo che al momento sia necessario. Ho avuto modo di colloquiare in questi giorni in maniera assidua con l'autorità sanitaria. Credo che la situazione che in questo momento riguarda le frazioni possa rientrare con l'attività ordinaria da parte dell'ASP, quindi con l'attività di mappature e di tracciamento. Sicuramente il segnale che abbiamo dato noi come amministrazione locale con l'ordinanza di ieri potrà aiutare, a mio avviso potrebbe essere già sufficiente per far rientrare la situazione nei canoni. Non ritengo che Avigliano sia in questo momento una città da zona rossa per i numeri complessivi, e mi auguro che le attività che abbiamo posto in essere nella giornata di ieri siano, ripeto, sufficienti a far rientrare l'emergenza già nei prossimi giorni. Quindi mi auguro di no. Ad ogni modo, se sarà necessario, siamo chiaramente disponibile a colloquiare con il governo regionale in ogni momento per capire quali misure assumere a tutela della comunità, ovviamente. Senta, lei parlava della campagna vaccinale, qual è il report da questo punto di vista per Avigliano? Guardi, noi dal punto di vista della campagna vaccinale abbiamo inoculato la prima dose del vaccino agli ultra ottantenni il 1° aprile, completeremo la seconda dose giovedì di questa settimana, quindi il 22 aprile. Consideri che la popolazione di Avigliano costa
molti sanitari, quindi credo che una buona parte della popolazione sia stata già vaccinata, oltre alle case di cure che sono state vaccinate, alla polizia locale e ad altri moltissimi nostri concittadini che hanno già ricevuto il vaccino. Sono assai confidente in questo, quindi sulla possibilità di accelerare già nei prossimi giorni. Sarebbe auspicabile, e questo magari utilizzo questo vostro invito per lanciare questo input, sarebbe insomma auspicabile quanto prima implementare i punti vaccinali e perché no coinvolgere Avigliano, che è una comunità grande a cui fanno riferimento anche molti comuni limitrofi, e questo sicuramente aiuterebbe, agevolerebbe la somministrazione dei vaccini sul popolo lucano e in questo caso su tutti i territori che sono contigui alla comunità di Avigliano e ad Avigliano stesso. Senta, nei giorni scorsi c'è stata proprio sui punti vaccinali una protesta che è stata cavalcata dall'Associazione dei Comuni Lanci Lucana rispetto alle decisioni del governo regionale. Lei da che parte sta? Guardi, io le dico la verità, chiaramente il governatore regionale ha lo sguardo d'insieme, quello che io non ho. Cerco di avere lo sguardo sulla mia comunità. Posso dire che l'esperimento dei 131 punti vaccinali, almeno dal punto di vista della mia comunità, è stato un esperimento riuscito. Consideri che noi in un giorno abbiamo inoculato 717 dosi di vaccino in una sola giornata, quindi sicuramente la strada intrapresa di prevedere un punto vaccinale in ogni comune, almeno dal mio punto di vista, era una strada che funzionava. Non ho dubbio che anche le altre che in questo momento sta mettendo in campo il governo regionale possono risultare ugualmente efficaci ed efficienti da questo punto di vista. Probabilmente, io ripeto, ma per l'esperienza che ho potuto constatare con mano, avrei proseguito sulla strada dei 131 punti vaccinali anche per le categorie degli over 70 e poi degli over 60 e così a seguire. Ma ripeto, perché la nostra esperienza è stata un'esperienza assai virtuosa da questo punto di vista. Senta, l'ha convinta l'operazione vaccini senza prenotazioni, quella della scorsa settimana, quella tre giorni in cui abbiamo visto anche scene un po' di ressa all'ingresso dei tendoni del Qatar? Guardi, questa domanda mi mette un po' in difficoltà, perché se da altre parti d'Italia si parla del modello Basilicata, io da Lucano non posso che allinearmi su questa linea. Sicuramente il risultato finale è stato un risultato positivo, magari le modalità potevano essere gestite meglio, però ecco, le do questa risposta di stile. Senta, in ogni caso è necessaria un'accelerata nella campagna vaccinale, insomma, con tutte le difficoltà evidentemente logistiche di approvvigionamento delle dosi, la Basilicata resta ancora in fondo alla classifica delle regioni, che ne dica il governatore e la sua comunicazione social? Guardi, su questo sono assolutamente convinto che sia necessario accelerare, soprattutto per mettere in sicurezza quelle fasce di popolazione che sono fragili e che quindi sono più vulnerabili rispetto al virus. Le dico, mi ha particolarmente colpito la scomparsa di un mio concittadino che addirittura aveva ricevuto già la prima dose del vaccino e non abbiamo fatto in tempo a somministrargli la seconda dose, che forse avrebbe potuto evitare l'effetto letale, quindi poi raggiunto dal Covid purtroppo è venuto a mancare. Ecco, questa esperienza è una di quelle che ci insegna che la velocità in questo momento, la velocità nel piano vaccinale significa ridurre la mortalità, significa mettere in salvo più vite possibili, quindi si adottino tutti gli strumenti, tutti i poteri, si metta a sistema l'intera regione, l'intera nazione per accelerare il più possibile la campagna vaccinale in tutti i modi possibili. Anzi, credo che su questo, parlo anche a nome degli altri sindaci, ci sia la piena disponibilità di tutte le amministrazioni locali nel mettere in campo il maggiore sforzo possibile per accelerare, questo è sicuro. Senta, ma perché questi rapporti tra i sindaci e il governatore sono sempre burrascosi? Insomma, anche in un momento dove bisognerebbe trovare, fare sintesi, insomma, delle posizioni e guardare al bene comune, perché? Guardi, non è sicuramente un momento semplice, non è un momento semplice dove la comunicazione tra i vari livelli istituzionali da un lato è sicuramente necessaria, è fondamentale per, come dicevo prima, mettere a sistema
tutte le forze a livello locale, dall'altro credo che in alcuni momenti la necessità di assumere decisioni senza avere un lasso di tempo sufficiente condizioni poi il decisore politico, il decisore istituzionale e metta un po' a repentaglio la necessaria il necessario collegamento tra i vari livelli istituzionali. Ciò che io posso fare da sindaco è auspicare che ciò funzioni sempre meglio e migliori nel corso del tempo, perché come lei ben sa i sindaci e le amministrazioni locali rappresentano la prima trincea rispetto alle comunità e molto spesso i provvedimenti che arrivano da parte del governo regionale vengono recepiti dalle comunità che su questi provvedimenti chiedono spesso lumi proprio ai sindaci, che si trovano a rispondere e devono farlo anche delle scelte del governatore regionale e di chi governa la nostra nazione. Chiaramente una maggiore comunicazione, una migliore comunicazione tra i livelli istituzionali metterebbe i sindaci nella condizione di meglio rispondere poi ai propri cittadini e quindi di farlo con più cognizione, con più consapevolezza e in alcuni casi anche con un più adeguato preavviso. Senta, per concludere, lei è stato proclamato sindaco il 23 settembre dell'anno scorso, quindi da pochi mesi guida Avigliano. Come sta procedendo la macchina amministrativa? Guardi, noi stiamo cercando di attuare quello che avevamo promesso in campagna elettorale, quindi il cambiamento, la discontinuità, l'abbiamo fatto con atti concreti, abbiamo messo mani prima di tutto alla macchina amministrativa, abbiamo praticato il cambiamento in ogni ambito dove potevamo farlo, penso alla sostituzione del segretario generale, abbiamo cambiato alcuni responsabili di settore. Guardi, le dico da un punto di vista simbolico per farle comprendere il modo in cui noi abbiamo inteso la discontinuità, io ho finanche disposto il cambio delle serrature rispetto ad alcuni locali comunali, che guardi, può sembrare un fatto simbolico ma non lo è. Credo che un governo per funzionare debba mettere insieme il consenso della comunità, l'equilibrio all'interno della macchina amministrativa e la capacità di essere credibile. Ecco, io credo che noi il cambiamento da questo punto di vista lo stiamo praticando. Sono un po' preoccupato dal fatto che tanto tempo, forse il 60-70% del tempo, lo dedichiamo purtroppo all'emergenza, quando vorremmo spenderlo per portare avanti tutte le idee che abbiamo e tutta l'energia che abbiamo, essendo una giunta molto giovane. Però questo è il momento, insomma, speriamo di metterci quanto prima alle spalle questo momento, perché abbiamo davvero tante cose da fare per Avigliano, abbiamo tante idee da mettere in campo, quindi se vuole un giudizio, chiaramente il mio giudizio è positivo, però la strada è lunghissima e abbiamo bisogno di lavorare tanto per portare a casa tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi in questi 5 anni. E allora, sindaco, grazie per essere intervenuto questa mattina qui da noi, le auguriamo buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Grazie. Buona giornata, grazie. Buona giornata. Allora noi ci spostiamo adesso al nostro sito www.lanuova.net. L'apertura è dedicata ad un tragico incidente avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 a Marconia di Pisticci. A perdere la vita purtroppo un 47enne. L'incidente è avvenuto in via Quattro Caselli, per cause in corso di accertamento, una Golf sulla quale viaggiavano 3 persone. Dopo aver impattato con uno spartitraffico, ha terminato la sua corsa in un terreno in prossimità della strada. L'auto si è capovolta e l'impatto è costato la vita ad un uomo, come detto, di 47 anni. Feriti gli altri 2 passeggeri, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Tinchi, i carabinieri e la polizia stradale. E allora, questi gli aggiornamenti che arrivano dal nostro sito www.lanuova.net. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale.
La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Eccoci rientrati dopo la pausa pubblicitaria, sempre in diretta con Prima Notizia, l'approfondimento. Siamo ora collegati con il sindaco di Sant'Angelo Le Fratte, Michele Laurino. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere con noi. Allora, io faccio vedere anche a beneficio dei nostri telespettatori la pagina della Nuova del Sud di oggi, in cui diamo conto della assoluzione che ha riguardato lei ed altre persone rispetto a una vicenda iniziata nel 2014, 7 anni di calvario e un'opportunità persa riguardo alla costruzione del complesso turistico a Sant'Angelo Le Fratte. È stato assolto il sindaco Laurino insieme ad altre 20 persone. Il 15 aprile scorso il Tribunale di Potenza, quindi prima ancora che si aprisse il dibattimento, ha accolto completamente la tesi difensiva ed ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena per tutti gli imputati. Sindaco, è una vicenda che inizia nel 2014, vuole replicarla, vuole raccontarcela in breve. Che cosa riguardava questa costruzione di questo complesso turistico e perché è finito sotto inchiesta? Sì, buongiorno. Chiedo scusa, solo che il segnale vi sentivo a tratti, spero. Sì, sì, la sentiamo bene, la sentiamo bene. L'importante è che voi mi sentite bene. Appunto, come dicevate, purtroppo questa vicenda è iniziata da troppo tempo. Come già vi ho fatto scrivere, nel senso che avevo conosciuto questo imprenditore che si era innamorato di questo posto, veniva qui con la famiglia ormai tutti i fine settimana, al punto tale che poi ha deciso di fare questo grosso investimento nel settore turistico. Quindi anziché mettergli il tappeto rosso, come continuo sempre a dire, purtroppo c'è stata questa vicenda di un ricorso con firma apocrita dove è partita un'indagine accusandoci di abuso d'ufficio, quando poi avevamo regolarmente concesso un permesso a costruire in deroga con l'articolo 14 del 380 del testo unico dell'edilizia per pubblica autorità, dove poi oltretutto c'erano già sentenze di cui abbiamo anche citato nel delibero di Consiglio Comunale, sentenze di Consiglio di Stato, dove acclara il fatto che le strutture ricettive anche in zona agricola possono essere considerate pubbliche. Quindi non abbiamo fatto nient'altro che fare un regolare permesso a costruire in deroga e costruire questo bellissimo villaggio turistico che poteva essere la soluzione sia per quanto riguarda l'occupazione, sia per quanto riguarda l'accoglienza turistica, sia per quanto riguarda la visibilità per l'intero territorio, ma non solo del territorio del comune di Sant'Angelo Le Fratte, ma soprattutto per la valle del Melandro, quindi Savoia, Satriano di Lucania, Sasso, Brienza, anche perché sono comuni insieme a noi che stiamo da anni puntando ormai sul turismo, dove i sindaci della valle del Melandro riteniamo che il turismo è l'unica vera possibilità di sviluppo di questo territorio. Però purtroppo questa vicenda ci ha messo in condizione purtroppo di ostacolare un'iniziativa importante per l'intero territorio. Comunque, essendo fiducioso della giustizia, anche se la burocrazia è un po' a rilento, abbiamo ottenuto il risultato che per noi era, diciamo, scontato.
Ecco, lei ha detto che avevamo la possibilità di cambiare il nostro futuro, soprattutto quello delle giovani generazioni, però come lei anticipava, lei ha detto che bisogna credere nei magistrati, la fiducia nella giustizia è naturalmente impregiudicata e questo è un ottimo segnale ovviamente, però lei ce l'ha evidentemente con chi ha fatto probabilmente quell'esposto. E certo, chi ha fatto l'esposto secondo me è stato un incosciente, ma proprio in virtù delle cose che dicevamo, senza pensare allo sviluppo del nostro territorio, quindi compreso loro stessi che vivono in questo territorio. Ormai noi da anni che facciamo attività di promozione turistica, siamo solo nel nostro comune, considerate che siamo partiti da turisti zero, oggi abbiamo più 100.000 turisti all'anno che arrivano nel nostro comune per tutti gli attrattori che abbiamo messo in piedi. Chiaramente questo era oggi era il volano per tutto il lavoro che abbiamo fatto in passato, perché il vero problema oggi per quanto riguarda il turismo dell'area del Melandre è l'accoglienza, avere delle strutture dignitose che possono accogliere i turisti, e questa poteva essere la prima più importante per l'intero territorio. Ecco, lei parlava anche delle difficoltà dei piccoli borghi come appunto Sant'Angelo le Fratte, che sono sempre più spopolati a causa dell'emigrazione e che rischiano appunto di scomparire. Quali politiche andrebbero messe in campo per mantenere appunto i giovani in questi borghi? Beh, innanzitutto la prima cosa è la burocrazia. Questo diciamo è uno dei casi della burocrazia. Perché noi possiamo avere anche miliardi di euro a disposizione, come si sta paventando negli ultimi periodi per quanto riguarda i fondi europei, però io credo che se non azzeriamo la burocrazia non diamo le opportunità ai giovani di poter rimanere e di poter spendere in maniera celere i soldi che arriveranno, perché investire soldi e avere problemi di burocrazia, gli investimenti non si potranno realizzare e quindi i giovani così continueranno a scappare. Bisogna fare in maniera tale che i giovani, bisogna credere innanzitutto nei giovani, dargli le opportunità e fare in maniera tale di creare gli strumenti per snellire le procedure e dare le possibilità ai nostri giovani di poter investire anziché scappare. Senta, lei ha lanciato anche un messaggio in virtù di questa vicenda che l'ha vista coinvolta appunto per diversi anni fino ad arrivare alla assoluzione, anche a tanti sindaci che continuano a lavorare pur tra mille difficoltà a stare in trincea, soprattutto in questo periodo difficile di pandemia. Certo, certo. Infatti io dico sicuramente è stata una brutta vicenda, però credo che questa potrebbe essere la testimonianza per tutti i colleghi sindaci che fanno lo stesso lavoro che sto facendo io, e quindi di dare la possibilità anche a tutti i sindaci di dare la possibilità di poter utilizzare gli strumenti legislativi che sono utili per snellire la burocrazia. E l'articolo 14 del 380 per quanto riguarda il rilascio dei permessi a costruire in deroga anche in zona agricola serve proprio per snellire le procedure e dare le possibilità ai giovani di poter investire nel settore del turismo, e quindi la cosa, diciamo, nella negatività c'è la positività di questa sentenza che potrà dare maggiore forza ai sindaci, quindi ai colleghi sindaci, di poter dare la possibilità di investire ai giovani nei propri territori. Senta, Sindaco, resta centrale purtroppo in questi mesi la vicenda pandemica. Quali sono gli aggiornamenti che riguardano il suo comune? Nel mio comune, per fortuna, in questo momento siamo a casi zero. A casi zero. Non abbiamo avuto anche in passato molti casi. Diciamo che siamo riusciti a mantenere abbastanza bene le percentuali di contagio. Tutto sommato devo dire che i cittadini comunque hanno rispettato le ordinanze varie che noi abbiamo messo in atto, e quindi io credo che la prima cosa è quella della prevenzione, il buon senso civico soprattutto anche dei cittadini e in particolar modo dei giovani. Devo dire nel caso nostro non abbiamo avuto questi problemi, però credo che da oggi ad andare avanti dovremmo decidere di convivere con il virus perché sennò altrimenti rischiamo poi di avere problemi i più seri, che sono quelli della fame oltre alla salute. Purtroppo tante attività sono troppo state chiuse, soprattutto per quanto riguarda ristoranti e bar, soprattutto nei piccoli borghi. Io dico che il governo deve fare in maniera tale di scindere le due realtà, cioè i grossi comuni ai piccoli borghi.
perché non si può fare una stessa regola per un piccolo borgo uguale a Milano, a Palermo, a Roma, per quanto riguarda il problema degli assembramenti. Quindi immaginate un bar in un piccolo borgo che chiude, significa che chiude un'intera comunità. Immaginate anche il numero degli assembramenti, che non possono essere uguali alle grosse città. Quindi bisogna fare in maniera tale di dettare regole diverse tra i piccoli borghi alle grandi città. Senta, invece, dal punto di vista della campagna vaccinale, come sta proseguendo nel suo comune? Noi abbiamo fatto il primo vaccino agli ultra ottantenni e domani faremo il secondo vaccino per gli ultra ottantenni e stiamo proseguendo, diciamo, secondo il programma. C'è stato un problema iniziale del primo appuntamento che è saltato per mancanza di vaccini, però sembra che in questo momento abbiamo ripreso la normalità. Senta, ha seguito un po' in questi giorni le polemiche che sono arrivate anche da altri sindaci della Basilicata rispetto ai ritardi, rispetto alle modalità organizzative proprio della campagna vaccinale, che dal suo punto di vista, insomma, rispetto a queste tematiche? Io, per quanto riguarda questa scelta, il mio punto di vista è quello di cercare di utilizzare le strutture sanitarie esistenti, a partire dai territori, e quindi io credo che il miglior modo per poter fare i vaccini è quello di utilizzare i medici curanti nei comuni in maniera diretta e più veloce e per fare in maniera tale che non ci possono essere assembramenti, perché ognuno di noi basterebbe chiamare il nostro medico curante, prenotarsi e farsi il vaccino e stare più tranquilli, perché il nostro medico curante sa le patologie di ognuno di noi, quali possono essere, e le complicanze che potrebbero esserci facendo un vaccino. A Sant'Angelo Le Fratte ci sono stati appunto dei medici di famiglia che hanno aderito a questa nuova iniziativa della Regione? Sì, sì, noi abbiamo tre medici che hanno aderito tutti e tre. Stanno collaborando insieme alla struttura sanitaria regionale. Senta, lei ha seguito anche la polemica che ha riguardato le vaccinazioni free, quelle della scorsa settimana, quando la Regione praticamente ha aperto alle categorie over 70 senza prenotazioni, e quindi recarsi o a Potenza o a Matera. Lei che giudizio dà di questa operazione? Purtroppo io credo che nella fretta è stata fatta una scelta un po' folle. Era una cosa che andava assolutamente evitata, cioè creare tutto quell'assembramento è stato qualcosa quasi vergognoso. Per fortuna che non ci sono stati casi di contagio e focolai inerenti a quell'iniziativa. Poteva essere organizzata sicuramente meglio, però io l'avrei proprio evitata, proprio come dicevo prima, cercando di fare in maniera tale che gli stessi vaccini si possano fare con i medici di famiglia. Senta, perché restano così difficili i rapporti tra i sindaci e il presidente Bardi, la sua task force sull'emergenza pandemica? Scusa, non ho capito. Dicevo, per quale motivo restano così difficili i rapporti tra i sindaci e il presidente Bardi rispetto all'emergenza pandemica? Non venite ascoltati, insomma? Io credo che c'è un problema di allontanamento dalla politica, dei piani alti, ma questo sia a livello di governo che a livello nazionale che regionale. C'è un forte allontanamento ai territori, c'è troppo distacco, dovrebbero dialogare di più con i sindaci, in quanto siamo gli unici che conosciamo tutte le problematiche dei nostri territori. Secondo me, se si dialogherebbe con i sindaci, tante problematiche si risolverebbero a monte con una programmazione sicuramente più precisa. Senta, per concludere questo piano del governo con le progressive riaperture di tutte le attività, la soddisfa oppure forse è ancora troppo presto, anche perché le vaccinazioni restano ancora poche? No, io sono per l'apertura di tutte le attività, però solo a una condizione: devono funzionare i controlli e in maniera tale che i cittadini devono applicare il buonsenso e devono capire che esistono delle regole da rispettare e dobbiamo ripartire urgentemente, altrimenti se no l'economia già è bloccata in sé per sé. Rischiamo una crisi profonda che poi diventa irrecuperabile. E allora, Sindaco, grazie per essere stato nostro ospite questa mattina, grazie di essere intervenuto a Prima Notizia. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie Michele Laurino, sindaco di Sant'Angelo Le Fratte. Noi adesso ci spostiamo ai siti nazionali per vedere
quelle che sono le aperture rispetto appunto alle notizie di giornata. Cominciamo con Repubblica, l'apertura è dedicata alla notizia che riguarda le novità nel mondo del calcio con l'avvio della Superlega, la notte che cambia il calcio europeo. Cosa può succedere adesso? C'è naturalmente l'analisi rispetto a quello che sarà appunto il nuovo format con la possibile incompatibilità rispetto alle competizioni nazionali, ma naturalmente in primo piano resta invece l'emergenza Covid con i numeri, i dati settimanali del contagio. Il numero di casi resta stabile, ma al sud l'infezione cresce perché Calabria, Campania, Sicilia e Puglia hanno numeri in aumento. A livello nazionale scendono invece finalmente i decessi insieme ai ricoveri, si registra un meno 12%. I contagi sono stabili e la curva resta ferma, scrive Repubblica. Nella settimana che si è conclusa ieri le regioni hanno scoperto lo stesso numero di casi di positività al coronavirus di quella precedente, segnata dal grande calo di test nel periodo pasquale. In 7 giorni sono stati 100.385 i nuovi positivi contro 101.627 del periodo tra 5 e 11 di aprile. Ci spostiamo invece al Corriere della Sera, anche qui vedete l'apertura dedicata al calcio, le novità che riguardano appunto la nascita del nuovo format che vedrà in campo 20 club a livello europeo, 15 quelli fondatori e poi altri che verranno invitati, ma naturalmente anche sul Corriere della Sera c'è l'approfondimento che riguarda invece le misure, i pass per spostarsi tra regioni, le ipotesi al vaglio che sono 3 al momento: autocertificazione, tessera sanitaria o card. Come funzionerà poi nell'approfondimento il passaporto invece negli altri paesi. E poi la novità che riporta appunto il Corriere della Sera, il tampone fai da te, il kit che arriva nei supermercati al prezzo di 6-8 euro, c'è appunto un articolo che spiega proprio come funzionerà. Il Ministero della Salute lo ha inserito nell'elenco dei dispositivi medici, ma il riferimento naturalmente è alla sua affidabilità, perché non avrebbe la stessa affidabilità evidentemente dei test molecolari. E poi ancora in aggiornamento invece quali sono le varianti che circolano in Italia attualmente. L'Istituto Superiore di Sanità ha ordinato una indagine appunto rapida per la giornata di domani, in cui si attendono appunto quelli che saranno i risultati. Per finire ancora un riferimento invece allo studio che arriva dalla Gran Bretagna, dove chi è guarito dal virus è protetto dalle reinfezioni per almeno 7 mesi, probabilità ridotta del 90% anche contro la variante inglese, valida l'ipotesi di un pass per chi ha già avuto il virus e di una sola dose di vaccino per rendere ottimale la risposta anticorpale anche nei cosiddetti fragili. E allora noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Prima Notizia, con la quale abbiamo aperto questa nuova settimana. Vi ricordo tutti gli appuntamenti con gli spazi informativi sulla Nuova TV, subito dopo di noi il TG Flash, poi alle 13.50 non perdete la prima edizione del telegiornale. Prima Notizia invece termina qui, l'appuntamento è domani alle 10.30 sempre in diretta. Grazie per averci seguito e l'appuntamento, come detto, è domani alle 10.30. Buon proseguimento di giornata a tutti.